A incastrare e sgominare una feroce banda di estorsori stavolta è stata la fiducia. Decine gli imprenditori di Benevento che si sono fidati delle istituzioni e hanno denunciato prima e collaborato poi alle indagini che hanno portato all'arresto di 9 persone. Approfittando delle difficoltà economiche di titolari di bar, negozi e piccole imprese, l'organizzazione offriva prestiti a tassi usurai che raggiungevano anche il 400% di interesse. Ottenere un prestito di 15.000 euro voleva dire pagarne 2.000 al mese, finché è stato possibile. Poi la resa incondizionata alle violenze degli estorsori, che in un caso sono giunti a staccare il lobo di un orecchio a un imprenditore impossibilitato a far fronte alle loro richieste. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere per i 9 appartenenti alla banda sono state emesse dal GIP della DDA del Tribunale di Napoli dopo 2 anni di indagini condotte dai carabinieri di Benevento. L'accusa è associazione per delinquere di tipo mafioso. A guidare l'organizzazione la vedova di un noto pregiudicato, Cosimo Nizza, ucciso in un agguato camorristico nel 2009, sorella di uno dei capi del clan degli scissionisti di Secondigliano. Con lei in manette sono finiti anche un figlio e una figlia. Il capitale di partenza con il quale il gruppo aveva iniziato la sua attività di usura, gli 800.000 euro frutto del risarcimento dell'assicurazione per un incidente stradale di cui Cosimo Nizza rimase vittima e costretto da allora sulla sedia a rotelle. Proprio in quelle condizioni fu giustiziato senza pietà dalla Camorra.